Ciao ragazzi! Ho perso il conto di quante volte mi è stato chiesto un consiglio su una camera che non fosse GoPro, che non costasse tanto, come accade con i marchi più blasonati, Instax, GoPro, eccetera, eccetera, ma che avesse una buona qualità per poter fare dei video durante le proprie uscite in bicicletta. Ed è per questo che ho accettato di provare questa camera. Ringrazio a caso per avermela inviata con anche il suo box accessori e vediamo in questo video l'effettiva qualità di questo prodotto. Allora ragazzi, prendo il taglierino, vi dico già subito che come sempre prima di accettare un prodotto mi sono un po' informato, ho anche visto un po' le recensioni, è un prodotto che trovate su Amazon. E comunque ragazzi, un prodotto non di fascia bassissima, eh. Ah, in realtà il taglierino non serve. E voilà. Tu, via. Beh, allora, iniziamo subito col dire che parliamo di una camera che registra in 4K a 30 fps, 20 milioni di pixel la fotografia, parliamo di una camera già di suo impermeabile, quindi esattamente come fa GoPro, puoi fare immersioni, poi se hai bisogno di scendere proprio tanto in profondità, non ricordo se era 10 metri, il limite massimo comunque per chi ha bisogno di scendere molto in profondità si può tranquillamente comprare il case. La camera è dotata di display frontale e posteriore, proprio come le più blasonate camere. Gli attacchi comunque sono quelli equivalenti di GoPro e eccetera eccetera. Quindi adesso vado a rimuovere. Estraiamo, questo è il suo case. Allora, apriamo. Allora, volevo vedere con voi cosa c'è all'interno. Il modello è il Brave 7. Brave 7 per quelli che amano di più gli inglesismi. Io, come vedete, per tirarla fuori dal case dovete premere da un lato, dall'altro. Ma allora, da dentro il case effettivamente si riesce a fare tutto. Certo che non è proprio così semplice. Meno male che ho comprato il case, quello per la GoPro, quello da mettere intorno col microfono, e lamentavano che era difficile da togliere. Ammazza, è più difficile da togliere questo. Beh, il prodottino è molto carino, eh. Tolgo le pellicole. Qua dice che la batteria dovrà essere completamente carica prima del primo utilizzo. Sportellino per micro SD e cavo USB-C. Ah, sono riuscito a tagliarmi. Incredibile. Ma che pizza, oh. Allora, prima di dissanguare sulla videocamera, eccoci qua. Nuovi. Beh, allora, l'estrazione dal case, non posso parlarne troppo bene. Ah, come si rimuove bene questo però. Bella. Sapete che su tante camere si possono mettere diverse lenti, filtri, eccetera. Questo è l'accessory kit che vi lascerò ovviamente tutti i link in descrizione. La camera ho già visto, diciamo intorno ai 160 euro su Amazon, con questi accessori qua, senza la scheda di memoria. Questo è il kit che si può abbinare, 42 in 1. Che ha una marea di roba, ho visto, veramente l'impossibile. Pettorina, casco, polso, asta di prolunga, tutti gli adesivi, il galleggiante, il treppiede portatile, veramente c'è ogni sorta di attacco, attacchino, manubrio della bici, ventosa per un eventuale vetro, parabrezza. Ah, questa qua è la pinza per tipo bibbia, spallacci degli zaini, eccetera. Tanta tanta roba. Ma vediamo invece di serie che cosa danno. Questo è molto interessante, il telecomando. Tipo ad esempio, se ce l'avete montata sul casco, potrebbe essere una cosa molto utile. Micro USB. Questo anche è una cosa molto carina, perché tante volte non riuscite a svitare di lato perché è molto piccolo e quindi se l'avete stretto tanto, poi dopo a svitarlo. Io con la GoPro diverse volte faccio fatica. Quindi questo chapeau. Batteria, batteria, tanta roba, caricatore doppio per due batterie, tanta tanta roba. E questo non è da tutti, ragazzi. Attacchini, attacchini, attacco per il classico treppiede. E ce n'è di roba, eh. Manubrio, altri attacchi adesivi. Qua
quello per girare di 90 gradi e tutte le varie cinghie, perché questi qua magari li fissate sul casco e poi avete bisogno delle cinghie. Avete le fascette, il cavetto d'acciaio per metterla in sicurezza. Beh, devo dire che come dotazione è top, c'è veramente tutto. Ma questo case in spugna per fargli fare i salti mortali a cosa serve? Non so, magari per fare i salti, la lanciata e fate le riprese. Non ho idea questo qua in spugna, non l'avevo mai visto. Qua c'è lo sportello per la batteria. Bene ragazzi, quindi adesso cosa faccio? Innanzitutto carico le batterie, perché c'è scritto di avere le batterie totalmente cariche prima dell'utilizzo. Metto la micro SD e andiamo a fare un po' di prove in esterno. Vediamo come si comporta da sola, vediamo come si comporta a confronto di una GoPro che costa più del doppio e ha la metà degli accessori, e vediamo se può essere sufficiente alla maggior parte del pubblico che non deve pubblicare magari con costanza sui social o vuole tenere un semplice ricordo, e vedere se ne vale la pena l'acquisto. Ci vediamo in esterna. Eccomi qua ragazzi. Allora, ho montato due supporti abbastanza simili, voglio fare delle prove, anzi direi che i supporti sono uguali salvo la prolunga che forse è un centimetro più lunga, quella di destra. Quali prove voglio fare? Innanzitutto voglio vedere come va la camera, così senza fare nessun ritocco, senza modificare l'audio, e quindi capire se può andare bene questo tipo di camera per fare le riprese di cui abbiamo parlato prima. Voglio fare un confronto tra le due, voglio provare a fare un po' di color correction, quindi vedere un risultato finale editato anche magari con un ritocco all'audio. Vedrete immagini a 1080 a 60 fps, l'inquadratura potrebbe essere leggermente diversa, questo perché ho messo su GoPro ampio e sulla camera a caso Brave 7 ho messo l'inquadratura al massimo dell'ampiezza. Questo perché su GoPro in realtà c'è la possibilità di allargarla ancora di più, ma credo che sia riservata al loro obiettivo grandangolare. Farò anche qualche ripresa in 4K che non so se vedrete, più che altro per mie valutazioni, semplicemente perché la mia timeline, poi ora magari per qualcuno non saprà cosa dico, ma per altri sì, quando vado ad editare, in poche parole la risoluzione comunque full HD, quindi sì, posso registrare in 4K, ma poi tanto la vedete sempre full HD, quindi posso fare eventualmente delle valutazioni io e riportarvele. Quindi direi di partire e iniziare il test. Ah, cosa molto importante che non vi ho detto, prima di uscire di caso ho caricato tutte e due le camere al 100% e ora voglio anche capire come si comportano le due batterie, anche se parlare di durata della batteria è sempre relativo perché dipende dalla risoluzione, quanto tenete il display acceso, eccetera eccetera. Direi di andare, anche perché vedi che la bici vuole partire, e direi anche che possiamo fare subito un confronto col microfono anteriore. Tanto stanno registrando entrambe, purtroppo le camere puntano un po' verso l'esterno per l'ondulazione del manubrio, quindi facciamo un prova microfono anteriore e facciamo un prova microfono anteriore. Allora, mentre salgo vi parlo, così faccio scaricare anche un po' le batterie. Dopo magari faccio delle riprese che non pubblico, giusto per far scaricare le batterie. Innanzitutto volevo parlarvi del discorso telecomando, istruzioni e applicazione. L'applicazione funziona, non ho aggiunto il bene finale volutamente perché assolutamente non è a livello delle applicazioni che ho usato fino ad oggi, di Instax, di GoPro, eccetera. Purtroppo avevo già letto nelle recensioni che qualcuno aveva un po' tribolato, quindi ve lo confermo, non è una camera pronti via, non ho nessun problema, ecco. Dovete stare lì un po' di volte a provare, anche perché col QR code si può accedere al libretto di istruzioni in PDF, l'essenziale c'è nel libretto, ma occhio alla traduzione, perché ad esempio per attivare il display anteriore o il wifi, ecco, bisogna premere i due tasti laterali up and down per più secondi. Peccato che diceva premere tasto superiore e io continuavo a premere quello superiore, quello in alto, quello dell'accensione, e non succedeva niente. Insomma, alcune cose me le sono dovute cercare proprio su Google, però le ho trovate senza troppe difficoltà.
Niente, sono masochista e vi parlo in piena salita al 12%. Volevo dirvi, l'essenziale c'è come impostazioni. Di sicuro per me, ad esempio, mancherebbero delle cose che sono fondamentali, tipo ad esempio quando cicloviaggio utilizzo tantissimo l'allineamento dell'orizzonte automatico. Così quando giro la camera per riprendere dei panorami a lato non devo stare a raddrizzarla, visto che ho un supporto 360, quelli con la sfera che girano. Un'altra cosa che uso tantissimo è il time lapse. Tenete conto che queste cose qua ci sono per GoPro dalla 9 in su, cioè farla accenderla programmata, lo utilizzo tantissimo per i time lapse, quelli dell'alba al mattino che spesso vedete nei video. Prima dovevo puntare la sveglia all'ora dell'alba e andare ad accenderla, posizionarla sul balcone, eccetera. Quindi l'essenziale c'è, ma poi qualche particolarità manca. Dallo schermo comunque dietro non sembrano molto diverse le immagini. A vederle così sembra che GoPro allarga un pelo di più. E ripeto, GoPro non è al massimo. Mentre la Brave 7 è regolata al massimo a 178 gradi. Per quello che invece riguarda il touchscreen, devo dire che funziona bene. Display non un eccellente, ma una buona qualità. Il display frontale si attiva, ma quando si attiva il frontale si spegne quello dietro. Ha un'inquadratura più stretta rispetto a GoPro, quindi vedete l'immagine più tagliata. Insomma, l'immagine e l'audio daranno il verdetto finale. E vediamo anche la stabilizzazione. Allora, avvitiamo bene i due ambaradan. Siamo all'imbocco, ragazzi, siamo all'imbocco del sentiero. Stringo con l'apposita chiave il più possibile le due camere. Qua tagliano l'erba, direi. Tra l'altro oggi sto anche testando per la prima volta la pipa sulla mountain bike da 33 mm della Spunk, quindi se vedete che rotolo da qualche parte, probabilmente la pipa non era di mio gradimento. Mi raccomando, non andate da nessuna parte. 3, 2, 1, telescopico, la forcella aperta, sì. Ops. Siamo subito con un saltino. Oh, bene, qua bello rotto, così. Ammazza, con sta pipa come si guida meglio. Porca miseria. Tenete conto che ho la batteria enduro sulla GoPro. Per chi non lo sapesse, è la batteria che dura di più. Non è la batteria per fare enduro in mountain bike. Qua e niente, scendo di qua. Se no poi di là c'è il cancello. E qua è bruttissimo. Ma guarda sta pipa. Perché mi aiuta a stare in avanti. Ora provo a metterci ancora un paio di spessori sotto e vediamo cosa succede. Ops! E vai! Ok. Non so se si sono mosse, boh. Allora ragazzi, adesso pedalo un pezzettino ino, dopodiché converto tutto in 4K e basta, poi faccio quest'ultimo test e vediamo. 1 hour later. Situazione batteria 39 e qui quasi terminata. E qui siamo a 1 ora 04, quindi poco meno di un'ora di registrazione. Poi dipende sempre come la utilizzate. The next day. Buongiorno ragazzi, sono appena uscito in bici, mi fermo un secondo perché ieri ho finito di editare la prima parte del video del confronto GoPro
e Brave Seven e volevo darvi il verdetto finale. Allora, innanzitutto non è un video per screditare una o esaltare l'altra o viceversa, è un video fatto per rispondere alla domanda iniziale, cioè posso utilizzarla al posto di una camera blasonata per fare delle piccole riprese personali. Altra cosa molto importante, scrivo sempre link in descrizione, ricordatevi che tutta l'apparecchiatura che utilizzo per filmare, per aggiustare le bici, per vestirmi, caschi, eccetera, eccetera, la trovate tutta su Cicloturismo da Zero Bike Shop. Quindi, per chi fosse interessato, googolata oppure link sotto in descrizione. Tornando alla camera, faccio subito questa premessa. Stiamo paragonando una camera da 169 euro full optional con una camera che mediamente ne costa 400-450. Ora, mentre sto girando questo video, sta anche per uscire la Hero 12 e più o meno i prezzi sono questi delle due camere. Quindi è normale che ci siano delle differenze e anche grosse. Potrei farvi decine di esempi, visto che la maggior parte di quelli che guardano questo video sono ciclisti. È come se comprate una bici da 1690 euro full optional con i pedali, il computer, la doppia batteria, il caricatore per le due batterie e anche l'antifurto con telecomando, e poi ne prendete una da 3999 senza niente, e quindi ci saranno delle differenze elevate. Altra cosa che volevo dirvi è che la differenza più grande si è vista nella stabilizzazione che però è stata messa molto in difficoltà perché io ho ancorato le due camere al manubrio. Ovviamente sul casco, su una pettorina, la cosa viene decisamente attenuata. Comunque, nonostante tutto, sulle strade gravel, sulle strade non troppo accidentate come quelle che vi ho fatto vedere, in ogni caso la camera ha una stabilizzazione sufficiente a fare quel tipo di ripresa. Quindi le differenze che ci sono state ci stanno, perché anche a parità di risoluzione ho visto chiaramente la differenza nella rumorosità nell'immagine, anche il dettaglio era migliore a parità di risoluzione, però in ogni caso non si può dire che non sia sufficiente a fare delle riprese per ricordo personale. Quindi, nonostante tutte le differenze che abbiamo visto a livello audio, a livello video, eccetera eccetera, per me la camera ha superato il test. A chi non la consiglierei? Magari proprio a chi deve fare le riprese in mountain bike. E vista la stabilizzazione, che su GoPro è decisamente migliore, ma anche sarebbe migliore su una GoPro Hero 8 usata, che comunque l'andate sempre a pagare qualcosina in più, anche perché poi dovete aggiungerci gli accessori. Tenete conto però che ad esempio una GoPro Hero 8 usata non avrebbe il display anteriore, quindi per chi deve vloggare sarebbe meglio la camera a caso. Insomma ragazzi, per me la camera è promossa, le differenze sono evidenti. Per chi utilizza social eccetera, sicuramente consiglio un prodotto di fascia più alta. Per chi invece vuole un piccolo ricordo dei viaggi in bici, giudicate voi, ma a me la qualità, nonostante sia inferiore audio, video, eccetera eccetera, per me è sufficiente. Se volete vedere una camera indecente, vi lascio il video della prima action cam che comprai. Era una di quelle cinesi col case che racchiudeva tutto per farla diventare subacquea, veramente scandalosa. Ve la lascio a fine video, voi mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti fatelo subito, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!